Ho bisogno di credere Fabrizio Moro su Radio Bruno, e possiamo dire anche Fabrizio Moro a Radio Bruno. Certo, ecco, suona bene. Suona bene, vero? Suona bene, mi piace proprio come suona, guarda. Album Figli di Nessuno, il decimo album della carriera di Fabrizio, che è uscito il 12 aprile, praticamente dal giorno dopo, possiamo dire, sei in giro a presentarlo con i vari in store. Oggi sì. Sei a Bologna alle 18. Oggi sono a Bologna. C'è scritto qui, non mi ricordo dove. Dopo lo ricorderemo, tranquillo, okay. Lo ricordiamo a tutti i tuoi fan. E intanto, insomma, non potevamo non invitare Fabrizio qui in radio a raccontarci un po' di questo disco. Intanto, come stai? Sempre di corsa, immagino. Bene, bene. Sono ormai l'adrenalina in circolo, sai, quando inizi un tour per i live, il tour in store, insomma, qualsiasi tour si parli comunque, l'adrenalina entra in circolo dal giorno dopo e non si ferma più. E non ti fermi. Sono sicuro che appena mi fermerò... o mi prenderà una febbre. Ma ti fermi ogni tanto? Ti fermi o no? La verità è che sono circa 2-3 anni che non mi fermo mai. Vedi, anche questo album è venuto fuori da un periodo dove era un periodo di lavoro molto intenso per te, eppure è arrivato un album. L'ho definito benedetto, infatti. L'ho definito benedetto perché arrivo da due stagioni, insomma, particolarmente intense, 130 concerti, due festival, Eurovision Song Contest, insomma, una serie di cose per cui ogni volta che durante un concerto, verso il finale di stagione, rientravo in camerino, cominciavo a pensare che dovevo pubblicare un nuovo album di inediti, perché l'anno scorso è uscita una raccolta in pratica, e quindi mancavo dalla scena, insomma, da un paio d'anni, no? E mi faceva paura questa cosa, perché prima di trovare la punta di diamante, il pezzo che poi dà via all'album, ci vogliono mesi, ci vuole fatica per un cantautore, perlomeno io, insomma, per me è sempre stato così. Invece questa volta, ogni volta che mi sedevo davanti al pianoforte o imbracciavo la chitarra, puntualmente arrivava una canzone giusta. Quindi ho definito benedetto, perché c'è una sorta di mano invisibile, c'è stata una benedizione. Non a caso questo singolo poi parla della fede, è il primo brano che ho scritto. Sì. Questo è stato il primo, quello che ha dato il via poi a tutto il resto dell'album. Questa è stata la punta di diamante, proprio, il primo brano che ho scritto, ed è stato il primo singolo. Il primissimo. Allora, torniamo un po' indietro nel tempo, perché tu ti sei appassionato alla musica quando eri giovanissimo, adolescente, possiamo dire. Ragazzino. Quando suonavi all'oratorio con i tuoi amici, vero? Sì, 12 anni. Altri generi, cosa suonavate all'oratorio? Punk, il punk perché è un genere musicale che comunque, al di là di quello che rappresenta, insomma, a livello sociale, è un genere molto semplice da suonare. Comunque facevamo cover dei Clash, dei Sex Pistols, dei Ramones, suonavamo tutta quella musica lì, no? E andavo in oratorio perché l'oratorio era, non è che ci fregava niente di pregare, perché eravamo bambini, non capivamo ancora, insomma, alcune cose non c'erano già prescritte nella nostra mente, però era l'unico tetto che avevamo sulla testa, no? Si è un po' persa questa idea di collettività oggi, comunque andare all'oratorio, trovare gli amici, suonare, bere, fumare, stare lì a raccontare degli amori, questa cosa qui non c'è più, ormai tutti siamo persi dietro uno schermo. Forse un po' anche la tecnologia, i telefonini, tutte ste robe sono un po', come dire, hanno fatto perdere un po' questa collettività, questa voglia di stare insieme. Si sta insieme sui social magari, ma ci si vede, ci si incontra meno. È diverso, è un'altra cosa. Io mi ricordo che senza nulla, perché in pratica non avevo nulla, i motorini, c'erano i motorini, qualcuno aveva il motorino, qualcuno non ce l'aveva neanche. Comunque senza nulla io ho passato un'adolescenza veramente bella. Senti, con i tuoi amici sei ancora in contatto? Loro hanno fatto strada anche loro nel mondo della musica? No, oppure non c'entrava niente. No, no, i miei amici sono noi, veniamo da una campagna tutti quanti, perché comunque all'epoca, ecco, Guidonia, una frazione di Guidonia che si chiama Sette Ville Nord, era campagna, non c'era nulla, non c'era, cioè, chi faceva il muratore, chi il fabbro, chi il falegname, cioè veniamo da questo tipo di contesto sociale. I miei amici, alcuni si sono realizzati, alcuni no, purtroppo, però sono ancora in contatto con tutti loro. Gli alti e bassi nella tua carriera, diciamo, musicale, hanno anche in qualche modo, immagino, influito sulla tua vita privata, e in che modo, insomma? Hanno influito molto, perché io in pratica purtroppo dipendo dal mio lavoro, cioè è sempre stato così, cioè se vanno bene le cose allora sono felice con tutto il resto, con tutto quello che mi circonda, se non vanno bene le cose non sono felice con tutto quello che mi circonda. Questa cosa ho imparato nel tempo poi a gestirla, comunque a trovare un equilibrio, perché sennò sarei impazzito. Oggi va un po' meglio, oggi rispetto a prima, comunque al di là di tutte le cose che si sono smosse in positivo, comunque sono una persona molto più ragionevole ed equilibrata rispetto a un po' di anni fa. Mi sento molto più, forse felice è l'aggettivo giusto. Sì. Felice, oggi Fabrizio Moro si sente felice, Sì, abbastanza. 20 anni l'anno prossimo, saranno 20 anni di carriera, no?
che sono tanti, insomma, sono veramente tanti 20 anni di carriera. Che cosa ti è piaciuto in questa carriera musicale che hai fatto? Cioè, qual è la cosa che ti piace nel tipo di lavoro, che poi è una passione che fai, e le cose che invece magari ti piacciono meno o ancora non ti vanno giù? Allora, i concerti, per esempio, il live è la parte che preferisco, perché comunque nasco dal oratorio, come abbiamo detto prima, quindi lì c'era una sala prove. Ho iniziato a suonare, avevo 12 anni, oggi ne ho 44, quindi la chitarra in mano, gli strumenti sempre presenti nella mia vita, il palco. Amo stare sul palco, perché sul palco divento, insomma, veramente me stesso. Ci sono tante cose che mi proteggono. Ci sono i miei musicisti, le luci, le canzoni, i fan. E la cosa che preferisco di più, tutto quello che ho creato oggi intorno a questo progetto l'ho creato attraverso i concerti. Noi abbiamo iniziato a suonare nei piccoli pub, nelle birrerie. A Roma ce le siamo fatte tutte, proprio in ogni posto abbiamo suonato. Poi appena siamo iniziati ad uscire, piano piano, negli anni, in 20 anni, quest'anno poi faremo il primo tour nei palazzetti. Sì, da qualche decina di persone a qualche centinaio e poi via via, insomma, esatto. Si arriva alle migliaia. Questa è la cosa che ho amato e che amo fare di più. Il resto, diciamo, diventa un po' lavoro, vero e proprio lavoro. Cioè fare, per esempio, interviste. Mi ricordo ancora in Portogallo l'anno scorso, insieme a Dermal, quando siamo stati all'Eurofestival. Comunque è stato veramente faticoso, perché svegliarsi la mattina alle 5 per fare interviste col TG ucraino, cose, quando poi la notte vai a dormire alle 4, comunque ci dormiamo un'ora. Non è facile. Non è semplice. Farlo per tanti anni di seguito, no? Perché non c'è mai equilibrio in tutto ciò. Cioè, mentre, come ho detto prima, magari riesci a trovare un equilibrio emotivo con te stesso, l'equilibrio pratico qui non si trova mai. Perché quando esce un disco, soprattutto quando c'è un progetto da promuovere, capita che magari vai a letto alle 2 di notte, alle 3 di notte, di svegliarti alle 6 per partire il giorno dopo da stare da un'altra parte. Quindi essere sempre in forma, sorridente, positivo, non è sempre semplice. Infatti delle volte arrivi nei posti e dici: ammazza quello, come sa dire, è stronzo. La verità è che magari ci sono i momenti in cui sei molto stanco. Immagino. Allora, senti, ne hai parlato tu, mi piace che tu ne abbia parlato, perché volevo proprio fare sentire ai nostri ascoltatori. Un anno fa, circa, poco più di un anno fa, eravamo a Sanremo e ci fu questa bella vittoria con questa canzone insieme a Ermal Meta. Si intitola Non mi avete fatto niente, è una canzone che oggi vogliamo ascoltare con Fabrizio Moro qui a Radio Bruno. Non mi avete fatto niente, Ermal Meta, Fabrizio Moro. Oggi Fabrizio Moro è ospite qui a Radio Bruno. Questo è uno dei pochi duetti, possiamo dire, che tu hai fatto. Non hai fatto tanti duetti, eh? No, ne ho fatti pochissimi. Il primo l'ho fatto con Gaetano Curreri nel, non mi ricordo, 2009-2010 credo, con Gaetano, il primo. E poi con Ermal qui a Sanremo e con Ultimo. E con Ultimo, basta. Anche basta, perché fare un duetto, cioè non è che uno dice faccio un duetto così con tutti. No, ci vuole... il duetto ragazzi, il duetto è una importante. Cosa molto complicata, perché comunque la cosa importante è trovare il feeling giusto con la persona. Cioè, tanti duetti mi hanno proposto nella mia carriera. Questi sono stati gli unici che ho accettato, perché sono nati da me. Cioè dal rapporto d'amicizia che c'era con i colleghi. Poi abbiamo deciso di fare una cosa insieme. Prima siamo diventati amici e ci siamo presi. E poi abbiamo deciso di cantare una canzone insieme, no? Invece magari quando organizzano le case discografiche, le cose, fai duetto con questo perché questo c'è, questo c'è una, diciamo, un tavoleggiare diverso, capito? Invece queste tre persone sono tre persone importanti nella mia vita, non soltanto come colleghi ma anche come amici. Infatti sono nati dei duetti molto belli. Noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ma Fabrizio resta qui con noi perché vogliamo ancora chiacchierare un po' con lui. Vedo che stanno arrivando anche alcune domande, ad esempio non rispondiamo subito, però vedo che c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che dice: non potreste fare togliere a Fabrizio berretto e occhiali? Ma secondo me Fabrizio è andato a letto molto tardi stanotte. Sì, sì, e quindi sì, meglio sì, così. Se mi tolgo il berretto e gli occhiali è non c'è più Fabrizio Moro, diventa un'altra persona, capito? Va bene, abbiamo già risposto praticamente. Diventa Shrek. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con Fabrizio Moro. È la canzone che dà il titolo all'ultimo album di Fabrizio Moro, Figli di Nessuno. Lo facciamo anche vedere, visto che è qui l'album, oltre che Fabrizio Moro. Album uscito il 12 aprile, Figli di Nessuno è un titolo scelto non a caso, ma con un significato ben preciso. Beh, mi sento un figlio di nessuno, assolutamente mi sento un figlio di nessuno, perché come tanti miei amici, prima abbiamo parlato dei falegnami, dei muratori, quelli che sono, insomma, nati e cresciuti con me nel mio stesso quartiere, vengo da un contesto così in cui, insomma, poche volte ho visto una mano tesa, sicuramente, quindi è un percorso che ho affrontato
Sì, con le persone che mi hanno aiutato, i miei musicisti, i miei collaboratori, il mio produttore, il mio management, insomma, una serie di persone che hanno creduto in questa cosa, però fondamentalmente dentro è un percorso che affrontavo da solo. I nostri ascoltatori scrivono, chiedono ovviamente curiosità. Stavo leggendo un messaggio di Valentina che si rifà una domanda che volevo farti anch'io, cioè nell'album c'è anche una canzone con le parole di un padre che dice a un figlio che è filo d'erba. Tu hai due figli che sono Anita, è libero, giusto, che ha 6 anni, e Libero, sì, che è un po' più grande, sì, ha 10 anni. Allora volevo chiederti che cosa dicono delle tue canzoni. In modo particolare Valentina ha scritto: ma adesso che è uscito il CD, Libero, ha sentito la canzone e che cosa ha detto? Mio figlio è molto, molto chiuso, molto introverso, soprattutto con me. Anche se cerco, insomma, di parlargli, di essere, diciamo, tra virgolette, amico fino a un certo punto, perché il papà deve essere papà, non deve essere amico, secondo me. Però cerco un filo conduttore con lui sempre più importante. Però un ragazzino molto, diciamo, sulle sue. Invece mia figlia è totalmente il contrario. Lei ascolta le mie canzoni, le urla a squarciagola ogni volta che sta con me. Insomma, le vuole mettere in macchina. Lui è un po' più così, capito? Come ha fatto quella volta? Allora leggevo di una cosa, insomma, secondo me molto carina, quando erano i nonni che mettevano la merenda nello zaino quando andava a scuola e tu a un certo punto non l'hai messa nello zaino ma hai detto: ti do 5 euro, adesso vai al bar, ti compri la merenda da solo. Sì, è vero? Sì, è successo così? Sì, e come si è comportato lì? Quella prima volta per lui com'è stata? Era piccolino, perché era, mi ricordo, la prima elementare, quindi aveva 6 anni, 7 anni. E mi ha fatto un sacco di tenerezza, perché entrato in questo forno c'era il vetro trasparente, quindi io vedevo che lui faceva la fila, no? Vedevo come si comportava e gli passavano tutti avanti, poverino. Quindi stava con questo cartellone pieno di libri, più grande di lui, con questi soldi in mano. Lui rimaneva lì, vedo, con i soldi. Rimaneva lì, vedo. Alla fine è entrato lì e ha preso un pezzettino di pizza bianca. Ma io cerco di responsabilizzarlo sempre, in ogni cosa, anche quando apparecchio a tavola. Cioè, per qualsiasi cosa cerco, insomma, di renderlo partecipe e responsabile. Se un giorno i tuoi figli decidessero di intraprendere la tua stessa strada, tu saresti contento? Ti farebbe piacere? Quali consigli, no, magari? Non sarei contento, però l'importante è che si sentano liberi di scegliere, felici di quello che faranno. Questa è la cosa più importante. Se sceglieranno di fare questo mestiere, l'importante è che siano felici nella vita. Questo è quello che gli auguro. Io vorrei che facessero i dottori. Tra l'altro c'è anche carenza, insomma, di medici. Sì, sì, se, no? se diventassero, insomma, medici, dottori, sarei veramente, veramente contento, felice, dato che sono ipocondriaco. Quindi la musica lasciate fare al papà, insomma. La musica fa papà. La musica fa papà. Insomma, fate le ricette. A ottobre sono state già pensate, pianificate 4 date nei Palasport. Le ricordiamo anche al volo, perché i tuoi fan ne vedono voglia di un album nuovo e lo stanno dimostrando con tanti messaggi, col fatto, insomma, che l'album sta andando benissimo, però ti vogliono vedere anche dal vivo, e anche tu sappiamo, insomma, che sì, non vedo l'ora di partire. Quest'estate purtroppo non suoneremo perché... niente? No, perché ci sarà la promozione dell'album fino a giugno, insomma, dato che è uscito adesso, e poi luglio-agosto ci fermeremo, a settembre inizieremo l'allestimento, uh-huh, e poi il tour inizierà ad ottobre. Purtroppo quest'estate non suoneremo, insomma, è stata una decisione dura da prendere, però tu saresti andato sul palco subito, per una serie di motivi logistici che non vi sto a raccontare qui al microfono di Radio Bruno, però è meglio così. E è la prima estate in 11 anni in cui non suono. Beh, noi i nostri concerti Radio Bruno Estate li facciamo quest'estate. Se ti venisse voglia di scaldare un po' i motori, magari sul palco di un paio di cose, sai, scusa, tanto per mantenermi in allenamento. E noi ti invitiamo sempre molto volentieri. Così. Grazie. Esatto, ti scaldi un po' e ti prepari al tour. Ricordiamo le date, almeno quelle che sono già state fissate: 12 ottobre sarai ad Cireale, Catania; 18-19 ottobre fai la doppia, fai a Roma al Palazzo dello Sport; il 26 ottobre invece sarai al Mediolanum Forum di Milano. Per adesso queste 4, sì, ma poi, insomma, immaginiamo che se ne aggiungerà. Sì, stiamo già lavorando sul resto del tour, ovviamente. Intanto continua l'in store. Tu questa sera, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, questa sera, insomma, tra poco, fra, insomma, un paio d'orette sei a Bologna, alle 18 Fabrizio Moro vi aspetta al Sam Music Store di via Oberdan. Okay. E lì, insomma, incontri un po' i tuoi fan. Ti piace parlare con loro, incontrarti? Allora, è una cosa che mi riempie di gioia, perché incontri da vicino le persone che comunque ti sostengono, no? Però è molto faticoso. È molto faticoso, perché forse è la cosa più faticosa di questo mestiere. Perché intanto sono una persona che, insomma, sotto un certo punto di vista, estremamente sensibile, quindi non avendo un pubblico
tra virgolette, di persone, sono persone molto coinvolte dalla mia musica, no? E da quello che faccio, quindi sono persone molto passionali, arrivano lì e iniziano a parlare, a raccontarmi qualcuno i suoi problemi, e quando arrivi a fare più 600-700 persone ogni giorno, comunque la sera torni in albergo e cioè stai sei cotto, perché c'è un carico di energie pazzesco, capito? Beh, anche dedicare soltanto un minuto a testa sarebbe veramente impossibile, ti rendi conto? Sì, insomma, sì, è anche l'età quello, è anche l'età. Qualche anno fa, per esempio, questa cosa non la soffrivo così tanto. Quest'anno devo dire che, anche quando riguardo le fotografie, no? Perché poi c'è il negozio, il centro commerciale, pubblica le foto, c'è il fotografo ufficiale che fa le foto e le pubblica poi, no? E c'ho sempre la faccia un po' scoglionata. Però in realtà voi, è stanchezza. È la stanchezza, ragazzi. A me mi dispiace. Infatti devo fare un post su questa cosa. Per esempio stamattina ero in treno, ma guardavo le foto di Catania e dico, ammazza che faccia da cazzo che ho su queste foto, porco Giuda. Perché sono sempre serio, non rido mai. La verità è che ci sono dei giorni in cui sono particolarmente stanco e mi dovete capire. Io sono felice di incontrarvi tutti, strafelice di incontrarvi tutti. Però c'ho pure 44 anni, quindi ogni tanto capitemi. Quindi non è che se lo vedete col cappellino, gli occhiali scuri, vuole fare il figo. Non è così, è stanco, insomma. Mi devo camuffare. Si camuffa. Senti, guarda, dimmi. No, cioè che poi c'è un certo punto, magari hai iniziato alle 6, sono le 9:30 di sera e hai fatto, non lo so, tipo 400-500 autografi. E arrivano quelli che si presentano alla fine e ti cominciano a dire: senti, io ti devo parlare di una cosa. E tu dici, queste adesso... cose qui io non me le fate, perché in quel momento lì io so che ognuno di voi si sente unico ed è effettivamente unico, ma poi a un certo punto quando stai a sentire tutte quelle persone la testa va in tilt, capito? Quindi voi, se volete aiutarmi, venite lì, ci abbracciamo, perché l'abbraccio è la cosa più bella, ci trasmettiamo calore, ci baciamo, ci facciamo una bella foto e poi ci vediamo al concerto. Bene, abbiamo fatto questo appello anche per i nostri amici, i tuoi amici che verranno a trovarti questa sera a Bologna nei prossimi in store. A proposito di Figli di Nessuno, così abbiamo scelto una canzone a caso che sta per partire, non so, ti ricorda qualcosa questa canzone? Certo che mi ricorda, Madonna ragazzi, questa è la mia canzone di tutte le mattine. Ma ti svegli con questa tutte, proprio? No, tutte le mattine, però c'è stato un periodo in cui mi svegliavo con questa... Eye of the Tiger, beh, un figlio di nessuno per eccellenza, da lì è partito tutto, stiamo Rocky è stato, insomma, anche lui un figlio di nessuno. Eh sì, sì, perché è proprio dal nulla, insomma, è diventato campione del mondo. Fabrizio, grazie per essere stato con noi. Grazie a te Marco, grazie a voi. Buon proseguimento con l'In-Store, naturalmente, e ti verremo a vedere nei concerti, ti invitiamo ai nostri concerti durante l'estate. Ecco, vedi, adesso mi sono ricasato. Vedi, la musica che cosa fa? Bene, allora adesso puoi alzare il volume e te la puoi ascoltare tutti. Ciao belli. Ciao.